motivazione di questo premio speciale? Allora, un programma che 20 anni fa ha cambiato la televisione ed è diventato la trasmissione più seguita nel prime time. Una trasmissione che ha saputo modificare i suoi linguaggi per adattarsi al mutamento dei tempi e alle sfide della concorrenza, tornando sempre alla leadership della fascia più ambita e difficile della televisione. L'anima, il volto pubblico di questo programma, è anche un artefice fondamentale del suo successo. Il premio speciale del Grand Prix a Striscia Notizie è Ezio Greggio. Ezio Greggio! Ezio Greggio! Questa trasmissione di Mediaset, il portatore sano del virus bianconero, buonasera. Faccio anche se è granata. Vabbè, siamo gemelli. Approfitto dello specchio, stiami un attimo, aspetti un attimo. Ecco, è specchia. Ecco, buonasera Greggio, grazie di essere venuto qua. Grazie a voi, grazie a lei, grazie. Straordinario, e io porto i saluti di tutta la mia squadra. Siete tanti. Siamo in tanti, il mio socio Anzino Iacchetti, che sapete, quando finisce la trasmissione lo metto in frigo, se non ce la fa fino all'anno dopo. Michel Hunziker, che manda un grande saluto a tutti, ma è impegnato con 7-8 nuovi fidanzati, quindi non può venire. Fatica. Sta faticando e soprattutto da parte di Antonio Ricci, insomma, che è stato l'artefice vero, il costruttore, l'ideatore di questa trasmissione, che ci dà tante soddisfazioni da 20 anni. Ecco, sento, poi lei da 20 anni che lavora a Mediaset, anche se ha debuttato in Rai con la Sberla. Lei si ricorda della Sberla? Io mi ricordo della Sberla, si vergogni. No, comunque no, lei da 20 anni. Lei che se lo ricorda. Esatto. Lei da 20 anni che a Mediaset, però è un eroe perché non ha mai fatto una telepromozione. Le fanno schifo? No, mi pagano poco, grazie. No, io. Devo fare. Faccio le pubblicità, insomma, ti scadi se le faccio, se mi capita faccio lo sport facendo il mio mestiere, quindi faccio una cosa divertente, vado allo spazio canonico. Grazie, giuro che non siamo parenti. Eppure assomiglia. Sì. Senta Greggio, Mediaset, la sua azienda sbarca nel Maghreb. La sua azienda nella quale lavora sbarca nel Maghreb, 80 milioni di nordafricani pronti a ricevere i vostri programmi. Lei è pronto con Emilio Fede ad andare là e aprire Forza Africa? Ma io lo porto proprio. Cuore l'africano. E visto che sul satellite non c'è andato, mandiamolo in Africa. Mandiamolo in Africa. Che la sinistra, Emilio Fede, cerca di mandarlo a quel paese. Non ci riesce. Senta, Seghelà, il grande maestro di tutti noi pubblicitari. Seghelà. Eh? No, guardi qua. No, scusa, Seghelà, ma sono qua. Diceva, sì, una frase vecchia, sì: fai ridere una donna, te la porti a letto. Fai ridere una casalinga e ce l'hai in tasca. Sì. Lei che si porta a letto? Quelli che stanno in mezzo, no, perché ha visto l'ultimo spot che ho fatto, esatto. Faccio interpreto anche dei ruoli un po' particolari. Voi avete le casalinghe, lo zoccolo duro. Qual è lo zoccolo duro di Striscia? Ma io direi un po' tutto, perché fortunatamente è una trasmissione trasversale che piace sia ai bambini che alle nonne, e quindi piace la nostra. Ai giornalisti. Come? Piace meno ai giornalisti. Ma piacete voi a noi e ci occupiamo anche di voi spesso volentieri. No, ma il tutto è nato anni fa, quando ti ricordi, Pierino, dico che l'Espresso Panorama pubblicavano in copertina spesso volentieri le veline, avevano le donne. Allora dico, se quei settimanali si occupano di veline, allora noi ci mettiamo a fare i giornalisti e abbiamo cominciato a fare giusto. Un po' più interessanti. Voi che siete giornalisti, anzi è lei che ha avuto il piacere di stare sull'elicottero del Cavaliere per andare a vedere delle partite del Milan. È vero. Mentre c'erano azioni importanti, il Cavaliere le diceva sempre: me lo fai un pizzettino estivo, si ricorda? E dicevo, non posso, ho da fare, e cercavo di sviare. Ho sempre fatto praticamente solo le trasmissioni che mi piacevano e ne sono felice. Striscia la Notizia in particolare, insomma, poi ho fatto altre trasmissioni. Ma lei ha fatto anche il cinema, attenzione. Ho fatto anche se non c'era Striscia, questo signorino qua se ne andava ad Hollywood e non tornava indietro. No, sono andato, tornando ci ritornerò di nuovo. Com'è andata la mele? Bene. Perché i suoi film dove si vendono? Perché lei, ogni volta che le faccio domande, dice: si vendono in tutto il mondo, meno che in Italia. No. Non lo posso dire questo. Le dico un titolo a caso: Il silenzio dei prosciutti. È un cult. Se lo ricordo. Lei ha fatto il vampiro, la pubblicità vampirizza la televisione, Grillo. Non credo che vampirizzi, io credo che la televisione, se vogliamo, in un certo senso, un certo tipo di televisione ha preso i ritmi della pubblicità, soprattutto la televisione commerciale, e Drive-In è stata, se vogliamo, un'antesignana in questo senso. Io credo che la pubblicità sia un grande mezzo di comunicazione, abbiamo visto alcuni esempi, sono piccoli, grandi capolavori, e quindi credo che servano non solo per vendere prodotti, ma per continuare a creare cultura e interesse
da parte del pubblico nei confronti dei prodotti senza perdere di vista la qualità. Ma lei la guarda la pubblicità, Greggio, dica la verità. La guardo. Cioè, quando ci vediamo lei che si alza, si gratta. No, assolutamente. La guarda? No, la guardo, non tutta, però insomma quando è fatta bene la pubblicità va guardata. E spesso sono veramente dei piccoli capolavori. Esatto, ultima domanda, Berlusconi, sì. Il venditore o il fustino? Tutte e due. Che altro devo dirle? Niente, le passo direttamente la Lettone che le dà questa targa omaggio per il clan. La Lettone. Grazie. Che bella, premio speciale, 20 anni di Striscia la Notizia, grazie. 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 Ciao.